Sampdoria mi aveva cercato anche quest'estate e io sono contento di essere arrivato con qualche mese di ritardo, però sono arrivato, per me è un'emozione grandissima venire in una società così importante, storica, dove ci sono stati tantissimi giocatori forti e sono contento di essere qui e spero di dare una mano. È stato il presidente in persona a trattare col presidente Cellino e sono contento sia stato così deciso e sia riuscito a portarmi qui perché comunque non era facile perché il presidente Cellino era molto affezionato a me, quindi però non so come abbia fatto, ma è riuscito nell'intento. La maglia numero 9 penso sia una maglia importante in tutte le squadre. Penso che chi la indossi abbia delle responsabilità e io voglio assumerle queste responsabilità e sono orgoglioso di indossare una maglia così importante. Mi reputo un attaccante molto generoso che gioca tanto per la squadra, ogni tanto fa anche gol, però quello che mi piace molto fare comunque tenere sulla palla e cercare l'assist e comunque adattarmi ai miei compagni di reparto e cercare di rendere al meglio e far rendere al meglio anche i miei compagni. Sicuramente trovare giocatori così importanti in squadra è uno stimolo grande. Cioè, io spero di imparare molto da loro e magari riuscire a inserirmi il prima possibile e nel miglior modo possibile. Alla fine partita dell'anno scorso, Mister Ranieri mi ha fatto i complimenti, non me l'aspettavo e comunque essere allenato adesso da un tecnico così importante, con una carriera così importante alle spalle, mi fa sperare di migliorare ancora, anche se ho 28 anni, però penso di essere nel pieno della maturazione, di poter migliorare ancora tanto. Io spero che la Sampdoria sia il club della mia consacrazione. Penso di aver fatto molto bene a Brescia. Ringrazio infatti tanto Brescia per quello che mi ha dato. Adesso avevo bisogno di fare uno step in più e penso che la Sampdoria sia il posto giusto dove raggiungere la mia piena maturazione. Ho parlato con Gasta, con Gastaldello, Daniele, che siamo stati compagni per 3 anni e adesso lui fa l'allenatore, collaboratore di Dionigi. Mi ha detto che era contento per me, mi ha detto che comunque mi troverò bene, che per lui questa è la piazza giusta per me. Mi ha fatto un grosso in bocca al lupo, mi ha dato anche 2 o 3 indicazioni per la città. E invece il mister Dionigi mi ha detto che ha fatto gol al derby. Io sono siciliano, sono di San Cataldo, che è un paesino nel centro Sicilia, in provincia di Caltanissetta. E mia mamma è argentina, è venuta a giocare a pallavolo in Italia quando aveva 18 anni, ha conosciuto mio papà, che a sua volta ha la mamma venezuelana. L'unico siciliano alla fine era mio nonno, che adesso non c'è più, Ernesto. Ultimamente non ho postato molto sui social e una delle ultime mie foto con un bambino con la maglia della Sampdoria quando abbiamo giocato qui. Poi quella maglia io l'ho spedita perché mi aveva chiesto durante la partita. Mi ero dimenticato, mi ha scritto su Instagram suo papà, gliel'ho spedita. Chissà, magari era già non so, non so, mi sentivo dentro questa cosa qui di magari venire qui il prima possibile. So che è un momento difficile comunque per tutti, sia nel calcio che fuori. Non avere i tifosi allo stadio almeno parlo per noi calciatori, è veramente terribile. Spero che possano venire il prima possibile e godermi quello che ho visto da avversario e ho visto anche quando ero piccolino, sono venuto a vedere una partita della Sampdoria. Era una Sampdoria Livorno, ma non mi ricordo che anno era. Io ero una Lucchese che avevo
15 anni, penso, più o meno. Quando ho visto lo stadio con gli angoli così, con il mattone, ho detto non pensavo esistesse uno stadio così bello. E adesso essere qui e giocare in questo stadio e magari fra qualche mese, non so, vedere anche i tifosi e lo stadio pieno, penso sia una cosa incredibile. Quando me l'hanno detto che sarei venuto qui, non ci volevo credere. Ancora sto metabolizzando. Sono orgoglioso, ripeto, e spero di vedere i tifosi presso lo stadio per magari esultare sotto la curva.